L'ultima querela. Con la partecipazione eccezionale di Carlo Rienzi. Eccolo qua, il presidente del Codacons. Eccoci, ci di siamo. Di ritorno da un paese civile, pulito. Dove non c'è una carta per terra, mi manda i messaggi, dice, qua non c'è una carta per terra, dove sei stato? In Marocco? In Marocco, sì, a Tangeri. Secondo me, alcuni Tangeri. Chi se ne frega. Una pulizia incredibile, gli spazzini che girano dappertutto, sembra un sogno. Importiamoli per Roma. Fa un viaggio lì a Assolutamente. Mandiamo la Raggi a Tangeri a imparare come si pulisce la città. Mamma mia. Va bene, allora, va bene. Informazione sociale. Attenzione. Ci siamo. Sì. Dunque, per la cyber, vi ricordate gli azionisti, l'8 maggio a Bologna, sì, alle 4, sala Mazzoli. C'era io e tutti gli azionisti, perché c'è il processo a maggio, vi dovete affrettare per avere i risarcimenti. Punto. Secondo, quando prendete il Freccia Rossa, andate a guardare la prima carrozza, se il macchinista singhiozza con da segni di... Hanno soppresso un Freccia Rossa per due macchinisti ubriachi. Uno non si è presentato, l'altro si è presentato al posto da conducente, ma è stato fermato dal collega perché era completamente ubriaco. Eh sì, perché la sera avevano fatto notte, quindi l'informazione sociale, andate un'occhiata alla faccia, gli occhi se sono rossi, eccetera. Via con le querele, sentilo qua. Quella per Ciao Darwin, la trasmissione di Bonolis, che sapete è successo cose gravi, c'è un poveraccio che è immobilizzato. Mi ha colpito incredibilmente, effettivamente. C'è un ragazzo, un concorrente, è rimasto paralizzato, che dice: ho partecipato al gioco e rischio la paralisi. Non è la prima volta, purtroppo, c'è stata anche un'altra ragazza. Ragazzi, ci sta questo gioco terribile, questi rulli scivolosi che evidentemente per fare audience, allora, ma no, li devono togliere. Infatti noi abbiamo chiesto il sequestro, perché fino a un certo punto si può ammettere che il gioco porti audience a una trasmissione, ma quando poi c'è il rischio della pelle, questo rimane paralizzato praticamente. Tra l'altro erano già successi alcuni altri incidenti meno gravi. Cosa che mi ha stupito tantissimo è che alcuni spettatori si sono lamentati del fatto che questo gioco poi possa essere eliminato. Ma sì, no, infatti si lamentano pure, perché queste cose vanno proprio a saziare la voracità di questa gente che vorrebbe vedere gli assassini in diretta, come ho capito, ma chi querelate voi? Mediaset, Bonolis? Mediaset. Chiediamo all'agenzia, all'agenda, all'autorità delle telecomunicazioni di intervenire e bloccare, perché naturalmente tra l'altro ha anche un effetto diseducativo sui giovani, perché fare queste cose pericolose vengono imitate. I giovani, se vogliono farsi il parkour e farsi male, si fanno quello che vogliono. Comunque, seconda è la Dacia Duster. Abbiamo ricevuto migliaia di lamentele, ci sono anche dei siti, di possessori che hanno comprato la Dacia Duster e hanno dei problemi gravi, tra cui il fatto che se premi la frizione, lasci il pedale acceleratore, il motore aumenta dei giri. E quindi è una cosa un po' pericolosa, un po' parecchio pericolosa. Sono tutti incavolati neri, perché la Dacia non sa nemmeno che cosa fare ancora. Quindi noi ci auguriamo che la cosa si risolva. Però intanto la Dacia? Intanto perché è frode in commercio. Se tu vendi una macchina che dovrebbe essere precisa, funzionare, eccetera, invece poi quando rilasci l'acceleratore, il motore, rilasci la frizione, premi la frizione, aumenta i giri, questo crea un pericolo enorme. Quindi adesso cerchiamo di raccogliere tutti, venite sul nostro sito per fare un'azione collettiva per avere o la sostituzione della macchina o qualche cosa. Abbiamo sistemato anche la Dacia. Poi c'è l'altra, ecco qui, quella degli oli usati. Avete saputo che questo è un grosso problema in Italia, cioè non si sa dove buttare gli oli usati, che non si possono buttare nel lavandino. Ci sono le discariche, no? Sì. Sì, però quando a casa, non so, la mamma vostra fa frigge, poi da io faccio così, le conservo in un contenitore e poi ogni tanto vado a buttare nei luoghi appositi. Bravo, ma perché tu sei uno bravo. Ma l'80-90% adesso non lo fa.
E l'AMA abbiamo scoperto, lo sapete, è uscito pure sui giornali, che quattro operatori dell'AMA che cosa facevano? Aiutavano alcuni ristoranti, certo, a buttare nel tombino di una friggitoria. E quindi la Raggi, dai, la querela alla Raggi, ogni settimana ce l'avete la querela alla Raggi. Bravo, e quindi la Rai, no, quest'anno, questa settimana né la Rai né la Raggi, Gesù. Siamo veramente fortunati. Comunque, chi querelate? È importante. Ma chi querelate? Quereliamo l'AMA perché ha fatto questa cosa gravissima. L'AMA è un po' il comune di Roma, no? E quindi... Insomma, però c'è un reato specifico, cioè non si possono buttare le cose negli scarichi, anche perché gira, un litro d'olio, pensate, inquina, rende non potabili 10.000 litri d'acqua, un litro d'olio usato, quindi va trovata una soluzione a questa cosa degli oli usati, noi ci stiamo anche studiando. Vabbè dai, Carletto, gira e rigira, l'hai voluta dare alla Raggi sta querela, perché l'AMA... In via in diretta. Non mi si accusi di questo. Carletto, ci ritroviamo la prossima volta. La Roma sta quasi in Champions League.